Sostenere il progetto più figo della scuola italiana è facile. Basta iscriversi, con calma, attiva la campanella. Arrivati al finale di stagione di questa avventura che abbiamo fatto assieme. E come ultima puntata abbiamo scelto di parlare di un libro particolare, Giants and Beggars. E per farlo abbiamo avuto l'onore di ospitare, ecco qua, l'autore, Michele Carini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come ultima puntata abbiamo deciso di tornare all'origine, quello che era la nostra idea iniziale su questo programma. Con It's a Kind of Magic andiamo alla ricerca della bellezza in tutte le sue forme, no? Nella magia che provoca a fare qualcosa di bello, che sia una canzone, che sia un libro. E per farlo ci richiamavamo un po' al mondo della magia, ecco appunto il cappello. Questo cappello qui ha letto come me il libro, diciamo, no? E proprio attraverso di lui faremo questa intervista oggi. È la prima volta che lo sperimentiamo, speriamo che vada bene. Pronti per la prima domanda? Vediamo cosa ci propone il cappello. Siamo pronti. Mi sa che si è sbagliato. Allora, il cognome è giusto, ma il nome... In effetti non è il mio nome, sì. Forse c'è un errore, ma forse no. Forse no. Probabilmente non è un errore, perché questo libro è il colpevole. In effetti abbiamo trovato subito il colpevole, perché grazie a questo ho capito di avere una passione che non avevo mai coltivato. E invece è partito tutto da qui. Sostanzialmente, questo è il libro che aveva scritto mio padre negli anni 60. Io avevo una copia proprio ridotta malissimo a casa, l'ultima che mi era rimasta perché non aveva fatto un gran livello commerciale. E allora era mancato da qualche anno e rivedendo le sue cose è venuto fuori. Mi avevo intento di ristamparlo. Qualche mese dopo ho pensato, eppure leggiamo anche le altre cose che non aveva pubblicato. Aveva pubblicato tante altre belle cose, tra cui un racconto che mi ha colpito particolarmente perché era una trama molto strana, l'ha chiamato A Cattone Sorella. E questo racconto mi ha un po' stranito perché c'erano tanti personaggi, uno più strano dell'altro, uno più matto dell'altro, tutti con storie tristissime alle spalle, forse troppo tristi, talmente tristi che ho pensato, ecco perché non l'ha pubblicato, perché avrebbe fatto tagliare le vene chissà quanta gente. E allora ha detto no, così non va bene, e l'ho messo da parte e poi l'ho fatto, ci ho ripensato qualche giorno dopo, riguardiamo, rileggiamo, forse non forse. L'ho riletto tante volte, dopodiché ho pensato, ma secondo me questa cosa va aggiustata, questa cosa va un po' cambiata, aggiusta oggi, aggiusta domani, alla fine ho cominciato a scrivere. Cosa viene fuori? Ho scritto talmente tanto che quando fuori un altro romanzo, è venuto proprio questo Giants and Beggars. Vediamo il logo della trasmissione. Oh, due mondi diversi, religione e scienza. Tra l'altro anche nel libro ci sono alcune parti che raccontano di questo dualismo. Sì, senz'altro. Se il club delle verità, per esempio, è un po' particolare. Sono questi personaggi che hanno la fissa dell'ufologia e quindi cercano di dare spiegazioni scientifiche alle loro credenze, e quindi c'è di mezzo sicuramente la scienza, ma soprattutto la religione, perché l'origine della vita, del mondo, della civiltà, si conducono agli alieni, anziché alla divinità. Per quanto riguarda le scienze, soprattutto c'è il professor Marchetti, quindi, sì, che fa effettivamente un po' da Cicerone al suo discepolo, diciamo così, però poi effettivamente si dimostra un po' una persona non proprio limitatissima, sì, e magari tutte queste conoscenze l'hanno un pochettino confuso. Oh. Ecco qua. Le manette. È uno dei personaggi. Il distintivo della polizia. Eh sì. Qui abbiamo due poliziotti.
uno che è il protagonista, praticamente, Gianni, e un altro che è, diciamo, praticamente un antagonista, anche se ha una particina alla serie del libro. Quindi praticamente sarebbe Saro, che abbiamo a che fare quindi con i classici due poliziotti, quello buono e quello cattivo, diciamo così. Cosa ci sarà mai? Ah, il cappello ci propone un gioco. Bene. Ho qua delle frasi dei personaggi del libro. Vediamo se sei capito il personaggio. Vediamo se sono preparato. Non ho ripassato. Non hai ripassato? Anche gli innocenti confessano pur di non sentirsi fare sempre la stessa domanda. Qua deve fare della figura per forza, perché il libro è suo, eh. Non è che la stai interrompendo. Non è che l'ho ripassato. Chiunque, chi vuole essere stato di queste cose? Sì, dovrebbe essere stato Gianni. No, non Gianni. Non Gianni. No, durante l'interrogatorio con la sua ragazza. È stata Jenny. Gianni che interrogava Jenny? Sì. Sì, cercava di sfruttare le sue doti, le sue capacità, i suoi studi della PNL. Tanto poi tagliamo e facciamo che... Lui è rimasto no? Così no, io ho i nomi iscritti, è diverso. L'ho anche letto, ma ho i nomi iscritti. Sì, effettivamente, sono la memoria un po' corta. Risalì nel suo appartamento ed io rimasi sola, al buio e senza un minimo giaciglio, sola come un cane. Questa dovrebbe essere Rosina. E lei, è proprio lei, quando racconta... Rosina e racconta il suo dramma, la sua tutta esperienza. Ultima. Domani sarà il giorno della verità. Domani sarà il giorno della verità, penso che dovrebbe essere stato un poliziotto. Lui. Il nostro caro... Gianni. Una nave spaziale, presa all'ultimo dai cinesi, e... Perfetto. Un gigante. È un gigante. Ecco. Questi sono proprio due oggettini che possono far immaginare ciò che stavano immaginando i nostri amici del Club delle Verità, il giudice, anche il poliziotto, anche il professore, e anche, forse stato ancora in vita, l'assicuratore. Sì. Tu ci sei fondo? La medaglietta. Eh sì, vedete, questa qui perché questo libro ha una sua piccola storia, a parte il discorso appunto che abbiamo fatto, che l'ambientazione, non abbiamo detto in effetti, l'ambientazione è meglio di mio papà, che questi omicidi sono avvenuti nell'ambiente dei Barboni, i Barboni questi del libro li aveva inventati lui, poi io adattati alla trama che ho inventato, per carità, però c'era questo nucleo di base che aveva scritto mio padre. E quindi, partendo dal discorso iniziale della protesta, quindi la piattaforma online per l'autopubblicazione, ho iniziato in quella maniera anche con questo libro. Quindi la prima pubblicazione di Jansen Beggars è sempre con la piattaforma online, il mio libro. È andata discretamente, è andata in finale del concorso di mio esordio di quell'anno, 2017, e poi mi ho fatto un po' di presentazioni, tra cui una in Biblioteca Civica di Biella. Che ringraziamo per l'ospitalità, giustamente. E, fatto questo, qualche mese dopo, si è fatta viva una piccola casa editrice e mi ha proposto la seconda edizione, ed è questa qui che avete in questo scaffaletto. Grow Up, una casa editrice piccolina di Latina. A quel punto mi sono un po' incoraggiato. Certo. Allora ho preso questo libro e l'ho mandato a qualche concorso, due o tre concorsi. Uno di questi è proprio quello che mi ha fatto ottenere questa medaglietta, un concorso internazionale, il premio 5 Terre Golfo dei Poeti, del Cenacolo, organizzato dal Cenacolo Micheloni. E quindi hanno un premio della giuria, un pomino, questo anche, diciamo così. Ha avuto anche suo successo. Sì, un piccolo riconoscimento. Assolutamente. Ben gradito, sì. Anche perché aggiungerei una domanda. Oltre a questo libro qui, Giants and Bag, di cui abbiamo parlato tutto il tempo,
Hai pubblicato anche un altro libro, Anime Sommesse. Eh sì, questo è un secondo lavoro fatto sempre per commemorare mio padre alla fine. Ci sono anche qui due racconti suoi utilizzati per la stesura di questo romanzo. È un romanzo un po' più corposo, appunto perché anche anziché utilizzare l'ambientazione ne ho utilizzate due. E parla soprattutto della Sicilia, Sicilia della costa tirrenica del Messinese. Sono due parti che partono in parallelo su due tempi diversi, dopoguerra e poi gli anni 70 e anni di piombo. A chi consiglierebbe l'uno e a chi l'altro? Chi vuole una lettura un po' più classicheggiante è meglio Anime Sommerse, chi vuole qualcosa di diverso dal solito sicuramente Giants and Bangers è un po' più novità, secondo me. Ultima domanda, mi fa un autografo per favore. L'edizione vecchia. Te lo faccio. Lorenzo.